In particolare abbiamo due cose da finire. Dobbiamo finire questo esercizio su Fibonacci. Dobbiamo vedere insieme una possibile soluzione a quell'esercizio sul roto alfabeto che ci permetterà di precisare qualche cosa a proposito della lettura dei caratteri. Chi ha provato a farlo si è accorto che ci sono delle stranezze e vedremo di spiegarle. E nello stesso tempo ne approfitterò per raccontarvi qualcosa di più sul funzionamento della printf per, diciamo così, migliorare l'estetica dei dati che noi stampiamo in termini di numero di cifre decimali, numero di spazi e così via. E ovviamente però continuiamo ad approfondire, no, la struttura dei cicli in C. Allora, ieri nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo provato a buttare giù quello che poteva essere un inizio di un algoritmo per il calcolo dei numeri di Fibonacci, ricorderete, dove tutto si basava su un gioco delle tre carte nel quale passavamo di mano i numeri vecchi in queste istruzioni. Sulle quali magari spendo i primi 5 minuti affinché tutti siano convinti, no, di che cosa sta succedendo lì. Allora, noi avevamo detto che eravamo convinti di saper calcolare questi numeri perché la regola era molto semplice. Allora, la regola dei numeri di Fibonacci è ogni numero è la somma dei due che lo precedono. E questo va bene. Il problema è come impostare, no, una parte di algoritmo ripetitivo che realizzi questo, senza poter disporre di infinite variabili nelle quali memorizzare tutti i numeri della serie. Io non so a priori quanti numeri mi servirà generare una serie, quindi devo avere un meccanismo generale, no, che posso ripetere a piacere, ma con un numero fisso di variabili, quelle sono e quelle devo riutilizzare. Allora l'idea è quella di prendere una variabile nella quale metto il primo numero della serie, una seconda variabile nella quale metto il secondo numero della serie, non fatemi ingannare che sembrano uguali, ma sono due numeri, questo rappresenta questo, questo rappresenta questo, e una nuova variabile nella quale vado a calcolare la somma, adesso il più messo male, diciamo, la somma che fa 2, quindi 1 più 1 fa 2, e con questo schema questa variabile l'abbiamo chiamata F, il prossimo numero di Fibonacci che sto calcolando. Questa variabile l'abbiamo chiamata F precedente, il numero precedente a quello che sto per calcolare nella serie di Fibonacci, e quest'altro l'abbiamo chiamato, con un nome un po' strano, F precedente precedente. Poi probabilmente li avrei chiamati F1 ed F2, per brevità, no? Ma qui stiamo facendo i primi ragionamenti di questo genere, quindi mettiamo dei nomi più espliciti. Quindi abbiamo scritto che F, ce l'abbiamo qua nella riga 58, che F, il prossimo numero della serie di Fibonacci, è la somma del precedente più quello due volte prima. Adesso il problema è come fare a far sì che la volta successiva questo calcolo non faccia più 1 più 1 uguale 2, ma mi faccia 1 più 2 uguale 3. E così via, le volte successive ancora mi faccia 3 più 2 uguale 5, mi faccia 5 più 3 uguale 8, 8 più 3 uguale 3, 8 più 5 uguale 13 e così via. Allora, per farlo, dicevamo, a parole, adesso qui tutta la lavagna cerca di riassumere il ragionamento a parole, che
alla prossima iterazione per calcolare il 3 dovrò fare esattamente lo stesso lavoro che ho fatto per calcolare il 2, ma con dei numeri che nel frattempo sono invecchiati, sono andato avanti in una posizione. Allora, quello che prima era il 2, il risultato appena calcolato, diventa, viene usato, si trasforma e diventa il valore precedente. Per calcolare quello nuovo, quello che prima era il 2, quello nuovo diventa quello prima. Perché qui inserisco un calcolo ancora più nuovo. E quello che prima era il valore precedente diventa due numeri fa. E quello che prima era due volte precedente, chi se ne frega, non mi serve più. Quindi per poter passare dal primo numero della serie al secondo numero della serie, nuovo calcolato, dovrò far sì che, devo fare in modo di chiamare precedente il numero che prima era quello attuale, quello nuovo. E devo chiamare precedente precedente quello che prima era solamente il precedente. E quindi mi si libera lo spazio in cui calcolare il numero nuovo. Quindi per fare il calcolo devo prendere questi valori e travasarli spostandoli in una posizione. Ma travasarli dove? Beh, in realtà queste tre variabili qui sono ancora sempre le stesse tre variabili di prima, semplicemente fotografate in un istante successivo di tempo, un po' dopo. Quindi in realtà queste frecce, più che andare da questa scatola a quest'altra, in realtà questa scatola qui è sempre questa. Questa qui sotto è sempre questa. Da cui le istruzioni che troviamo nelle righe 62 e 63, che dicono prendi ciò che c'era prima nella scatola precedente e mettilo nella scatola precedente precedente, nella variabile due elementi fa, che in realtà è questa. Quindi in realtà così lo posso disegnare. Questa freccia e questa freccia sono la stessa cosa, perché questa variabile è la stessa di questa. Allora stiamo osservando i due prima o dopo questa operazione. E quello che era nella variabile f a questo punto diventa l'elemento precedente. Quindi facciamo spostare di una posizione gli elementi che abbiamo già. E a questo punto troviamo in precedente e in precedente precedente questa combinazione qui di valori. E quindi possiamo, riapplicando di nuovo le istruzioni che qua era nella riga, ripetuto nella riga 65, calcoliamo il nuovo valore 3. E dopodiché continuiamo. Nel senso che noi avremo a questo punto 1, 2 e 3 delle mie tre variabili. Cosa faccio? Prendo il 2 e lo metto al posto dell'1, prendo il 3 e lo metto al posto del 2 e qua sotto ricalco 2 più 3 che fa 5, e questo è il prossimo numero della serie. Poi per passare al 3 quello dopo prendo il 3 e lo metto al posto del 2, prendo il 5 e lo metto al posto del 3. E a questo punto posso fare il calcolo 3 più 5 che fa 8. E vedete che io vado avanti sempre con le stesse tre variabili, ripetendo sempre le stesse tre operazioni. Prendo il precedente e lo metto in precedente precedente, prendo il nuovo F e lo metto in precedente, e calcolo nuovo nuovo come somma dei due precedenti. E ogni volta che ripeto queste frasi, quindi si materializza un nuovo numero della serie di Fibonacci che poi posso stampare. Quindi ho una serie di istruzioni che sono queste, che posso ripetere a piacere, fino alla noia. Ogni volta che ripeto queste istruzioni, che corrispondono a ciò che stavo facendo su quella lavagna, sto generando e stampando un nuovo numero della serie di Fibonacci. Quindi questo
nel gergo che abbiamo imparato la volta scorsa sui cicli, è il corpo del ciclo che dobbiamo ripetere. Non andiamo a ripeterlo facendo copia e incolla più volte sotto, perché poi non so quante volte vada fatto. Ma a questo punto ho capito che questo è il blocco da ripetere, e quindi di fatto imposterò una ripetizione, un ciclo while, che si mangia come corpo queste quattro istruzioni. E le indentiamo sempre bene. E quindi queste copia e incolla sottostanti non ci servono più, perché lo ripeto già direttamente nel ciclo. Quindi noi abbiamo dentro il ciclo alcune variabili, e come sempre, tutte le volte che vedo una variabile usata dentro un ciclo, scatta il campanello d'allarme che mi chiede: l'hai inizializzata? Qual è il valore iniziale di questa variabile? Sì, l'ho inizializzata, tutte e due, nelle righe precedenti. Ma la F non l'hai inizializzata? No, ma non serve, perché qui non sto sulla riga 60, sulla prima riga, non sto usando il valore che aveva F prima, ne sto forzando un valore nuovo. Quindi a me non importa con che valore la F mi entra nel ciclo, perché come prima cosa ne assegno uno nuovo. No, devono essere inizializzate tutte le variabili che vengono usate, che vengono lette. Quelle che vengono scritte le inizializzo sul momento. Viene letta qui questa F, ma con un valore che è appena stato scritto, quindi non ho il problema, no, di che valore entra da fuori. Quindi le variabili vengono inizializzate, vengono usate e vengono aggiornate. Cioè la prossima iterazione farà una nuova iterazione in cui le stesse variabili hanno un valore diverso. No, è la costante di tutti i cicli. Ci sono delle variabili da gestire, bisogna inizializzarle, usarle e aggiornarle. Fine. Dobbiamo riconoscere in tutti i cicli di questa terra questi elementi, ci devono essere sempre. E questo qua lo ripetiamo a piacere e mi stampa tutti i numeri della serie di Fibonacci. Beh, tutti sono un po' tanti perché sono infiniti, devo dargli un limite. E in effetti il testo dell'esercizio che avevamo scritto lassù mi diceva stampare i primi n numeri della serie. Non devo stampare infiniti. Allora, quel primi n mi servirà per gestire l'iterazione, per dire al ciclo while: ok, ne hai già stampati abbastanza, ne hai già stampati n, ti puoi fermare. E qui copieremo la stessa tecnica che avevamo usato prima. Partiamo, prendiamo una variabile di comodo, un contatore, che magari parte da 1, x minore di o minore uguale di n, poi qui c'è un errore, ci torno tra un secondo, e ricordiamo soprattutto di incrementarla questa x, perché se dimentichiamo l'incremento gira comunque all'infinito. E questo mi fa sì che questo ciclo while venga ripetuto esattamente 10 volte, n, 10 volte, n volte. La cosa curiosa è che dentro il ciclo while, cioè ai fini del calcolo della sequenza di Fibonacci, del valore di x e del valore di n non me ne frega niente. Non vengono usati. A differenza di prima, quando stampavamo il quadrato di x, allora x faceva due lavori, fungeva da contatore delle iterazioni e fungeva anche da valore con cui calcolavamo qualche cosa di utile. Mentre qua le due cose sono totalmente separate. Ora x che mi conta le iterazioni e non fa altro, e poi invece i valori veri sono gestiti da queste tre variabili f, f', f'. Adesso l'unica cosa sbagliata di questo è che questo signore calcola, stampa una sequenza più lunga del necessario, perché calcola n valori della serie di Fibonacci, n, ma in realtà ce n'erano già due che avevamo stampato prima. Quindi in realtà non dovrei stampare n, ma solamente più n-2.
Allora, vabbè, basterà dire x minore o uguale a n meno 2. Oppure, questo è un modo, oppure anziché partire con x uguale 1, parto con x uguale 3, per ricordarmi, guarda che il prossimo numero che sto calcolando è già il terzo. È assolutamente equivalente partire da x uguale 3 o partire o scrivere x minore di n meno 2. È questione. Quindi qui però x uguale 3 dice, ma perché 3? Mettiamoci un commento, i primi due li ho già stampati. E quindi parto dal terzo. Ok? Allora, qui vediamo se ho dichiarato neanche la metà delle variabili che mi servono. Ok, indichiamo il numero 6, sappiamo che lui mi stampa prima i numeri da 1 a 6, poi i quadrati dei numeri da 1 a 6 e poi dovrebbe stamparmi i primi 6 numeri della sequenza di Fibonacci che sono qui, 1, 1, 2, 3, 5, 8, abbiamo dimenticato di mettere una a capo qua. Dopo la stampa dei quadrati ci siamo dimenticati di dire e vai a capo prima di stampare i Fibonacci. E quindi stampa dei quadrati era qua. Barra n. Quel che conta è il barra n, chiaramente. Allarghiamoci a farne 10. Ok, questa è la serie. I quadrati 1, 2, 4, 9, 16, 25 fino a 100. E i Fibonacci sono questi. Poi potrebbe essere una cosa carina chiedersi quanto in fretta crescono questi numeri. Se uno ne fa 50. Adesso diventa difficilmente leggibile, però vediamo che x al quadrato arriva fino al 2500. I numeri di Fibonacci invece scoppiano molto più rapidamente. 75.000, 120.000, 196, 317, 800.000, 1.300.000, 9 milioni, 14 milioni, eccetera, eccetera. Finché a un certo punto non saltano fuori dei numeri negativi. Questo è 1 miliardo 836 milioni rotti. Questo numero negativo cosa significa? Significa che dentro il calcolatore, poverino, fa i conti in complemento 2 su 32 bit. 1 miliardo e 8 più 1 miliardo e 100 fa più di 2 miliardi e rotti, che è il numero massimo rappresentabile in complemento 2. Quindi lui ha fatto una bellissima addizione che ha dato come risultato un overflow, un risultato col segno sbagliato e quindi il valore è completamente sballato. Non me ne accorgo, in C non c'è modo di accorgersi se una certa operazione aritmetica genera un overflow oppure no. Quindi devo fare in modo che non succeda. Se dovessi fare i calcoli con queste cose, dovrei farli almeno con numeri reali, non con numeri interi, in modo che quando il numero diventa troppo grosso, l'esponente comincia a salire, no? Numeri in floating point, c'è poi l'esponente che mi permette di spostare la virgola e poter, no, trattare dei numeri molto più ampi. Con degli int il limite massimo è questo. Quindi è una serie di numeri che sembra tranquilla, 1, 3, 5, ma poi come ti giri un attimo esplode su. Penso che cresca più di un esponenziale questo, ma non saprei dirvelo con esattezza. Vabbè, quindi qui abbiamo già anche scoperto un po' un limite dell'aritmetica degli interi in questo caso. Ma il nostro focus qua era sull'impostazione del ciclo. Allora, in questo caso, in questo esercizio, abbiamo fatto tre cicli diversi, che facevano calcoli diversi,
Ma c'era una cosa in comune a tutti e tre i casi. La cosa in comune è che quando io iniziavo l'iterazione ero in grado di dirti già subito quante iterazioni avrei fatto. Se n valeva 10, nei primi due casi ero sicuro di fare 10 iterazioni. E qui anche. E qui nel terzo caso invece ero sicuro di fare 8 iterazioni, esattamente, n-2. Non c'è scritto da nessuna parte questo nel codice. Il compilatore non lo sa. Siamo noi che abbiamo impostato questo ciclo sapendo già bene quante iterazioni andavano fatte. E quindi la condizione di uscita del ciclo, la condizione del while, di fatto non è altro che un controllo del contatore che mi conta il numero di iterazioni. Questo è il caso in cui so già a priori quante iterazioni devo fare. Però non è sempre questo il caso. Io potrei chiedere, aggiungiamo un altro caso, stampare di nuovo i quadrati dei numeri interi, il cui quadrato proprio sia inferiore ad n. Cioè è diverso da prima. Prima dovevo stampare i quadrati dei numeri da 1 a n. Qui invece devo stampare i quadrati dei numeri purché il loro quadrato non superi n. Quindi se n vale 10 dovrò stampare solamente 1, 4, 9 e poi mi fermo. Se n vale 20 dovrò stampare 1, 4, 9, 16. Però a priori non so, guardando in faccia n, quante iterazioni, quanti numeri dovrò stampare. Vabbè, se mi sforzo un attimo posso capirlo perché c'è di mezzo la radice quadrata, ovviamente. No? Però immaginate che anziché il quadrato ci sia qualcosa di più complesso. Io devo andare avanti e fare certe operazioni finché non incontro un numero che abbia una certa proprietà, il cui quadrato sia troppo grosso. Allora, in questo caso non so quante iterazioni farò. E questo significa che nel mio ciclo while la condizione di uscita non sarà più semplicemente controllare se il contatore del ciclo ha superato un certo limite, ma potrà essere un'espressione un pochino più complicata, in questo caso non è molto più complicata. Andiamo a capo dopo i Fibonacci, e questo non è altro che devo sempre stampare il quadrato di x e incrementare x. Questo è identico a quello che avevamo fatto prima, a quello che c'è scritto qua. Calcolo il quadrato e lo stampo. Là avevamo usato una variabile di comodo y perché era la prima volta, ma qui ce lo possiamo risparmiare. Finché però non ho più una condizione del tipo x minore o uguale d. Perché, complicandoci un po' mentalmente il problema, non sappiamo quante volte dovrò farlo questo ciclo. Magari una, magari 7, magari 80. Dipende certo da n, ma dipende magari in un modo non diretto, non semplice, non evidente. E allora la condizione in questo caso è finché x al quadrato non sia minore o uguale a n. Questo è un caso molto semplice, quasi banale, no? Però è un esempio in cui quando vedo quel ciclo while mi accorgo che la condizione di iterazione è più complessa, non è semplicemente una soglia raggiunta da un contatore. E quindi sono casi in cui non è, si dice, non è noto a priori il numero di iterazioni da fare. Non è facile da vedere, da capire. Poi per il compilatore non fa nessuna differenza, perché lui comunque va lì, valuta quella condizione, la trova vera, la trova falsa, ma è per noi programmatori che in qualche modo ragioniamo in modo diverso nei due casi. O so quante iterazioni deve fare, oppure non lo so, e allora costruire una condizione, poi tra un po' ne vedremo di più complesse, che mi dicono quando è ora di smettere l'iterazione.
Quindi questo non è nulla di più, è solo un esempio. Se io metto 20, lui mi stamperà 4 valori che sono 1, 4, 9 e 16. Però anche qui continuano ad esserci sempre i 4 ingredienti che ci sono sempre in ciascun ciclo. Condizione di iterazione, inizializzazione delle variabili di controllo, utilizzo in qualche modo delle variabili e aggiornamento, in questo caso banalmente incremento della variabile stessa. Queste 4 cose le dovete trovare sempre, se no vi manca un pezzo. Talmente sempre che chi ha costruito il linguaggio C ha anche inventato una scorciatoia sintattica per esprimere la stessa cosa. Fatemi tornare sul primo esempio, che è quello più semplice, no? Dove avevamo semplicemente da stampare i numeri da 1 a n. Ci sono sempre 4 cose: inizializzazione, controllo della condizione, aggiornamento della variabile e poi finalmente il corpo delle istruzioni da eseguire. E poi, vabbè, qualcosa da fare, quando il ciclo è finito faccio qualcos'altro. Chi ha costruito il C ha inventato un'istruzione che li mette insieme queste cose, che è esattamente equivalente a quello che abbiamo già fatto, fino all'ultimo bit equivalente, ma più comodo da scrivere. È l'istruzione che si chiama for. L'istruzione for è un'istruzione che ha 4 spazi vuoti. Ha una sintassi un po' strana. For aperta tonda, e tra queste parentesi tonde ci sono 3 espressioni che posso scrivere, separate da un punto e virgola. È l'unico caso in tutto il C in cui punto e virgola possono essere dentro le parentesi tonde. E poi c'è un corpo. Questi tre spazi che ci sono nella riga del for servono per inizializzare, per la condizione e per l'aggiornamento. E ovviamente dentro le parentesi graffe invece ci sarà il corpo del ciclo. Quindi anziché dire l'inizializzazione delle variabili li faccio la riga prima del while, o 2 o 3 righe prima, qui mi permette di metterle sulla stessa riga dove inizia il ciclo, così sono sicuro che la vedo bene e non me la dimentico, è facilmente leggibile. La condizione è esattamente la stessa che avevo qui, identica. L'aggiornamento è tipicamente l'ultima istruzione che facevo prima di terminare il corpo d'esecuzione e riprendere da sopra. Vuol dire che il ciclo di sopra lo possiamo trascrivere semplicemente for x uguale 1, punto e virgola, x minore uguale n, punto e virgola, x più più. Aperta graffa, printf, %d spazio x. Questo è esattamente identico al while di prima. Un for si può sempre trasformare in while e viceversa. Sono solo 2 espressioni sintattiche diverse ma del tutto equivalenti. Se volete trasformare in un while, prendete questa cosa qui e la immaginate messa sopra. Questo primo campo, l'inizializzazione, viene in realtà fatto prima di fare la prima iterazione. Questo campo, l'aggiornamento, ve lo immaginate lassù, laggiù, appena prima della chiusa graffa, e la condizione invece è la condizione del while, la stessa. Quindi anziché avere l'inizializzazione della riga sopra, l'aggiornamento della variabile, devo ricordarmi di farlo prima di chiudere la graffa, se no il ciclo mi diventa un ciclo infinito, e la condizione lassù, abbiamo messo tutto sulla stessa riga. È una comodità sintattica in più. Quindi scrivere questo e scrivere, fatemelo scrivere in generale, inizializzazione,
punto e virgola, while condizione corpo punto e virgola aggiornamento punto e virgola sono la stessa cosa. Io posso scrivere un ciclo usando l'istruzione for, posso usare, scrivere lo stesso identico ciclo, questo genera le stesse identiche istruzioni macchina, usando invece l'istruzione while. Sono del tutto equivalenti. Quale usare? Quella che preferite, ovviamente. Il for è un pochino più compatto, un pochino più leggibile, soprattutto, e lo si usa, ma questa è una prassi, non è una regola, lo si usa soprattutto per quei cicli in cui il numero di iterazioni è noto a priori, perché a quel punto diventa molto compatto, uno non deve più pensare a qual è la condizione, qual è, quante iterazioni farà, eccetera. Mentre invece, quando ci sono delle condizioni complesse o delle inizializzazioni che coinvolgono più variabili insieme, si preferisce essere espliciti e usare un ciclo while per evitare di complicare troppo quell'unica riga in cui c'è tutto nell'istruzione for. Ma è una questione puramente di leggibilità, no? Dal punto di vista del significato di queste istruzioni sono totalmente equivalenti, totalmente intercambiabili. È comunque sempre un ciclo governato dalla condizione x minore o uguale n, questa è la condizione che governa. X uguale a 1 è semplicemente un'inizializzazione che viene fatta una volta sola, non una volta ogni ciclo. Attenzione a non pensarlo qua dentro, questo x uguale a 1, va pensato fuori. E questo x più più c'è, ma non è prima, è dopo il corpo, in realtà è qua sotto. Dopo il corpo, ma prima della graffa chiusa, quindi ancora dentro il ciclo. E ci permette di ricordarcelo subito e non rischiare di dimenticare di incrementare la variabile o di aggiornare la variabile del ciclo. Quindi questo solamente a livello di sintassi. Poi nella pratica si usa quasi più l'istruzione for che non l'istruzione while, proprio perché è comoda, ma fanno la stessa cosa. Non sarebbe neanche necessaria, c'è nel C, si usa molto, e allora ve la raccontiamo. Ok? Io proverei a questo punto a proporvi un altro esercizio, pesco il testo dalle slide senza per non inventarmelo, ma prendiamo solamente questa, sempre per entrare in questa. Introdurre da tastiera 100 numeri interi, ci chiede, e calcolarne la media. Si controlli però che ogni numero inserito sia compreso tra 0 e 30, in caso contrario il numero deve essere ignorato. Quindi la media degli esami, per uno che ha dato 100 esami, inserisce i voti e ogni voto deve essere compreso tra 0 e 30, se è compreso tra 0 e 30 ne tengo conto nel fare la media. Allora, come affrontiamo questo? Qui è molto esplicito il concetto di iterazione, perché dice devi fare 100 volte una cosa, introdurre 100 volte i numeri. Quindi io potrò pensare, inserisco un numero, ripeto l'inserimento di un numero 100 volte e poi stampo la media. Il problema sarà come calcolarla questa media. Poi l'altro problema è come gestire i numeri da ignorare, che non sono compresi da 0 e 30, come fare ad ignorarli. Come fare ad ignorarli significa fare in modo che il loro valore non influenzi il calcolo della media. E forse che non influenzi neanche il conteggio di quando sono arrivato a 100 numeri. Cioè se io inserisco 100 numeri e ne inserisco 3 sbagliati, in realtà ne dovrò inserire comunque 100 giusti, quelli sbagliati non contano, forse, io lo interpreterei così, questo testo non è esplicito su questo punto, se inserisci i numeri sbagliati, quei numeri sbagliati stanno nei 100 che devo inserire o stanno al di fuori?
A me sembra più logico che stiano al di fuori, ma qui non c'è scritto. Sono lecite entrambe le interpretazioni se uno vuole stare alla lettera della specifica. Allora, come lo impostiamo questo esercizio? Questa volta, anziché il diagramma di flusso, fatemi fare lo pseudocodice che mi trovo meglio. Creiamo un nuovo progetto. Come sempre. Lo salvo. Dunque, qua. Qua. Lo chiamiamo media 100. E cosa devo fare? Ma devo ripetere per 100 volte cosa? Inserisci un numero e poi stampa la media. Per ora ignoriamo il controllo di validità del numero, no? Facciamo prima il programmino che stampi la media, poi lo modifichiamo. Allora, io l'ho scritto così, attenzione come è impaginato, inserisci un numero, l'ho messo rientrato, magari possiamo anche usare la convenzione delle parentesi graffe, anche se non è ancora C questo, solo per leggibilità. Ciò che va ripetuto 100 volte all'inserimento del numero non è la stampa della media, la stampa della media va fatta una volta sola alla fine. Adesso ripeti 100 volte e lo so fare, no? X uguale 1, while x minore di 100, x più più. Anzi, posso usare anche un ciclo for, che è più comodo. Inserisci un numero, diamogli un nome, un numero n piccolo. Il problema è quando cominci a pensare cosa mettere al posto di stampa la media. Cosa posso stampare qui? Devo avere in mano una variabile nella quale ho calcolato o potrò calcolare il valore della media. E non è n, no? Sta variabile qua. Sarebbe n1 più n2 più n3 più n4 diviso 100. Ma come faccio a scriverlo? Innanzitutto non potrei scrivere n1 più n2 più n3 più n4 più n100 diviso 100. Non lo posso scrivere per tanti motivi. Uno perché, vabbè, a parte questi puntini qui non esistono in C, non è che dice e poi è così via, no? Lo scrivi alla lavagna questo, ma... E il fatto che mi riusciate a convincere a scrivere quella sommatoria di 100 termini è altamente improbabile, perché c'è qualcosa che non va, se uno deve scrivere una cosa del genere. Ma poi il problema è che n2 non esiste. Non c'è una variabile che si chiami n2. C'era una variabile che si chiamava n nella quale abbiamo inserito un numero. E che l'abbiamo riusata ogni volta che inserivamo un numero nuovo. Quindi n1, n2, n3, n4 sono variabili che non esistono. Non lo possiamo scrivere, lo possiamo pensare, ma non ha nulla a che vedere con la realtà di quel programma. E se io facessi qua sotto, tanto per esercizio, stampa n, cosa mi stampa il programma, quel punto lì, nella riga 13? Mi stampa il valore dell'ultimo numero che ho inserito, perché è il numero che si trova dentro la scatola, nel momento in cui esco dal ciclo si trova il valore, è l'ultimo che c'è finito dentro questa scatola, che è l'ultimo che ho letto.
non mi stampa tutti, o il primo, o l'ultimo, o la somma, mi stampa l'ultimo. Quindi, mi viene da dire che quando sono uscito dal ciclo, è troppo tardi per calcolare la media. Perché oramai, quando sono uscito dal ciclo, non ho più nulla, non ho più conoscenza dei numeri che erano stati inseriti, perché questi numeri sono stati inseriti tutti nella stessa variabile, ogni volta che inserivo uno nuovo, quello vecchio si cancellava, e io sono più l'ultimo. Cos'è che posso fare via via che vedo i numeri? Posso cominciare a tener conto magari della loro somma. Quindi inserisci un numero e cosa posso scrivere? Calcola la somma con n. Questa frase non mi convince, non mi piace perché non è chiara, ma su quella ci ragioniamo. Però a questo punto la media diventa somma diviso 100. Questo lo capisco. Se riesco a uscire da quel ciclo avendo non solamente l'ultimo valore di n, che non mi serve a niente, ma avendo anche la somma di tutti gli n che sono stati visti, allora stampare la media è facile. Prendo la somma e divido per 100, perché 100 sono i numeri che ho inserito. Quindi lo scopo di quel ciclo, la SOPA, che ripeto 100 volte, non è tanto quello di permettere all'utente di inserire i numeri, se ha voglia di farlo che lo faccia pure in un altro programma. Ma lo scopo è quello, che man mano che lui inserisce i numeri, io li sommo via via che li vedo. È diverso da come facciamo noi la somma a mano. Se vi danno 5 numeri da sommare, voi fate il primo, più il secondo, più il terzo, più il quarto, più il quinto, in un'unica operazione in colonna. Aspettate di averli tutti e poi li sommate. Il calcolatore non può averli tutti. Il plurale non esiste nella programmazione. Li ha uno per volta. Tutti vuol dire uno per volta. E allora ogni volta che ne vede uno nuovo, aggiorna la somma. Ho visto il 3, è 3. Poi mi arriva 5. Allora, 5 più 3 fa 8, butto via il 3 e lascio l'8, mi arriva 7, 8 più 7 fa 15, butto via l'8 e mi tengo traccia della somma dei numeri che ho visto finora. E quando me ne arriva uno nuovo, aggiorno il valore della somma. Quindi vado per approssimazioni successive. Man mano che mi arriva nuova informazione, aggiorno i valori calcolati e mi avvicino sempre più al totale vero che dovrò calcolare. Quindi più che a calcola la somma, di nuovo è sbagliato calcolare la somma, più che altro un aggiorna la somma. Mettiamoci mentalmente alla 50ª iterazione. Abbiamo già letto 49 numeri, e quindi da qualche parte ne abbiamo già letti 49 numeri e li abbiamo già dimenticati tutti. Perché non ci interessa di sapere qual era il quinto, qual era il settimo, qual era l'ottavo numero, adesso che siamo al 50esimo. L'unica cosa che ci interessa è sapere quanto valeva la somma di quei 49 lì. Perché adesso leggo il 50esimo, l'utente mi inserisce un bel meno 7, no, meno 7 non è tra 0 e 30, più 7. E il 50esimo numero è 7. Allora vuol dire che la somma di tutti i numeri, avendo visto il 50esimo numero che vale 7, è uguale alla somma dei primi 49 più quest'ultimo che è arrivato. La somma totale sarà uguale alla somma che avevo prima più n. Qui ho letto 50esimo numero. La variabile somma, presumo che contenga la somma dei primi 49, e quindi ci posso sommare il 50esimo, e quando ho fatto il risultato di questa somma, dei primi 49 più il 50esimo, va ad aggiornare il valore corrente della somma. Anche qua mi basta una variabile sola per tenere la somma, ci scrivo sopra ogni volta, l'aggiorno, butto via i valori vecchi, non mi interessa.
Ovviamente, quando esco dal ciclo, e qua la riga 16 sono fuori dal ciclo, il valore che avrà la variabile somma è quello che aveva, che ha assunto nella ultima iterazione del ciclo. Allora, ma mentre nel caso di n il fatto di avere l'ultimo valore inserito dall'utente non me ne fregava niente, il fatto di avere l'ultima somma calcolata sì è quello che mi interessa, perché è la somma di tutti i 99 più il centesimo, che è proprio la somma di tutti i 100. Quindi all'interno del ciclo calcolo un pezzettino alla volta, un numerino alla volta, la sommatoria dei numeri inseriti. Uscendo dal ciclo io esco con due variabili, n e somma. N non mi interessa perché di fatto contiene l'ultimo numero inserito. Somma mi interessa perché contiene la somma che si è accumulata di tutti i numeri precedenti. Ancora un dettaglio, fatemi scrivere somma in minuscolo, perché così non ci confondiamo, è quella variabile lì. Ancora un dettaglio, attenzione che somma è una variabile che viene usata e aggiornata all'interno del ciclo. Quindi campanello d'allarme, va inizializzata. Perché nel caso della cinquantesima iterazione ho detto, somma conterrà la somma delle prime 49, va bene. Alla 49esima dirò contiene la somma delle prime 48. Ma alla prima iterazione quanto contiene la variabile somma? Contiene ciò che ci avevo messo dentro prima dell'inizio del ciclo, il valore iniziale, che sarà 0, non 1, 0. Prima che inizi il ciclo, me lo posso anche chiedere così, qual è la somma dei numeri che ho visto finora? Non ho ancora visto nessuno numero, quindi la somma vale 0. Poi leggo il primo numero, lo metto in n, e dico la somma dei primi 1 numeri, cioè di questo qua, da solo, è uguale a 0, che è la somma che avevo quando non avevo ancora visto nessun numero, più il valore del primo numero. Prima iterazione. Torno su, ripeto, leggo il secondo numero, un nuovo n. Allora prendo la somma dei primi 1 numeri, ci sommo il secondo numero, e questo diventa la somma dei primi 2 numeri. Fine iterazione, ricomincio da sopra, leggo il terzo numero. Leggo il terzo numero, arrivo sotto e faccio la somma che conteneva la somma dei primi 2 numeri, ci aggiungo il terzo numero e a questo punto somma conterrà la somma dei primi 3 numeri e vado avanti così. Questo schema di aggiungere un pezzettino alla volta dei valori dentro una variabile lo chiamiamo accumulatore, a volte lo sentite, accumulo dentro la variabile somma i valori che incontro. No, prima l'x più più l'avevamo chiamato contatore perché contava 1, 2, 3, 4, 5. Questo lo chiamiamo accumulatore perché accumula un totale aggiungendoci dentro. Un po' come il registratore di cassa in cui battono lo scontrino, ogni volta salta fuori un pezzettino col totale sempre aggiornato man mano che ci aggiunge un nuovo valore. E alla fine quando chiude lo scontrino ciò che fa fede è l'ultimo valore che era rimasto, cioè quello della somma complessiva di tutti i pezzettini. Quindi siamo molto vicini ad averlo realizzato questo programma, basta dichiarare n e somma, mettere punto e virgola dove servono, inserisci un numero n, va bene, printf, diciamo all'utente, caro utente, inserisci un numero, scanf per 100d e commerciale n, questo qua diventa un commento, pseudocodice diventa commento quando passo il codice, aggiorno la somma tenendo conto dell'n che ho appena inserito, diventa esattamente questa istruzione, somma uguale somma più n. Stampa la media, va bene, printf, la media è, vale 2 punti per 100d barra n, somma diviso 100.
E questo qua lo commentiamo. Non ci rimane che scrivere ripeti 100 volte. E beh, questo dobbiamo farlo con un ciclo, con una variabile di comodo che mi conti le iterazioni. Quasi sempre si usa una variabile, io almeno, ma vedo che molti usano variabili tipo ij, k, per questi indici qua che sono semplicemente del conteggio, no? X è un valore troppo importante, è un nome troppo importante per uno scopo così banale. E qui ho scritto lo schema che si trova sempre in C, devo ripetere 100 volte, quindi mi dichiaro una variabile intera, l'ho chiamata i, potete chiamarla come volete ovviamente. For i uguale 0, i minore di 100, i più più. Vuol dire inizializza i uguale 0, itera finché i è minore di 100 e ad ogni iterazione, al termine di ogni iterazione, incrementa il valore di i. A parte il fatto che si chiama i e non x, c'è una piccola differenza rispetto a quanto facevamo prima. Prima prendevamo la x, l'avevamo inizializzata a 1 e la condizione era x minore o uguale a n. Qui invece la variabile è inizializzata a 0 e la condizione è minore di n. Quindi anziché contare 1, 2, 3, 4, 5 fino a supponiamo che dovrei contare fino a 5, 5 iterazioni. Anziché contarle 1, 2, 3, 4, 5, le iterazioni le calcolo 0, 1, 2, 3, 4, che alla fine sono 5 lo stesso. Ma conto a partire da 0. Ve l'ho detto che gli informatici sono gente strana, quando contano, contano a partire da 0. È più comodo così. Poi quando vedremo i vettori capiremo anche perché è più comodo così. Quindi la prima iterazione è quella con i uguale 0. La centesima iterazione è quella con i uguale 99. La quinta iterazione è quella con i uguale 4. E quando i vale 100, sarebbe già la 101esima iterazione, non va più fatta. E infatti quando i uguale 100, quella condizione i minore di 100 è falsa. Poi se vi piace scrivere i uguale 1, i minore uguale 100, siete liberissimi. Però normalmente si conta a partire da 0. E questo mi sembra completo, se non ci sono errori. Print non esiste perché è printf. Ok. Adesso vorrei un volontario che inserisse qua 100 numeri e un altro volontario che faccia il conto se la media che salta fuori dal programma è giusta. Tutti gli altri andiamo al bar un attimo mentre loro lavorano. Nel senso che per testare questo programma dovrei veramente inserire 100 numeri. Sembra un po' stupido. Allora, cosa dovrei fare? Beh, proviamolo con 5. Se funziona con 5, funzionerà anche con 100. No, proviamolo su un caso più piccolo, che non sia due numeri perché due sono troppo pochi. Però gestibile, in modo da poter ripetere, se troviamo un errore lo possiamo ripetere più volte. E possiamo anche a mano farci la verifica, perché se no lui mi stampa la media 32, scusate, 22, sarà giusto o no? Se ho pochi numeri mi posso fare il conto a mano e lo verifico. Se ho tantissimi numeri mi servirebbe un altro programma per verificare questo, ma non ci voglio neanche pensare. Il problema, quindi va bene, facciamo le verifiche su un numero più piccolo e poi lo scaliamo verso l'alto, andiamo a modificare quella costante. Attenzione perché però non lo posso compilare così questo programma, perché devo modificare anche sotto. Questo 100 qua diventa 5. E poi devo ricordarmi, beh, questi sono solo commenti, quindi non c'entrano, però dà fastidio avere, ripeti 100 volte e poi sotto i minore di 5. Perché poi magari il nostro amico ci chiede il programma che lo fa solo 20 volte. Allora noi modifichiamo dove c'è scritto 5, mettiamo 20. Ma immaginate un programma di 1000 righe. Devi andare a prendere tutti i 5 possibili e trasformarli in 20.
Tutti, ma tutti quelli che rappresentano il numero di dati, perché magari c'è un 5 che non c'entra niente, perché un voto su 5 è un bonus, che ne so. Allora quel 5 lì non va toccato. E se c'è un 4 non è che il 4 diventa 19, e un 6 magari diventa 21, perché magari sto facendo dei controlli. È un casino. Cioè, una volta che io metto dei numeri dentro il programma, delle costanti numeriche, sto vincolando il programma a lavorare con quel dato fisso. Quando quel dato dovrà essere cambiato in futuro, e non c'è nulla più probabile che un certo dato debba essere cambiato, che voi non diciate no, ma questo siamo sicuri che non cambia, diventa complicato andare a ritoccare il programma in tutti i punti, è facilissimo dimenticarsene uno. Allora, ciò che facciamo, ciò che dovremmo fare, è quello di imparare a parametrizzare i programmi, in modo che siano compilati con un certo valore, ma poi se deve cambiare questo valore basta che andiamo a toccare in un punto solo. Quindi quel 100 non lo chiamiamo 100, chiamiamolo max. E questo 5 lo chiamiamo max, ad esempio, no? Scegliete il nome che preferite. E qui anche nei commenti, max volte, diviso max. Quindi ho una costante che però la rendo simbolica, gli do un nome. Non è più un numero. Ovviamente da qualche parte dovrò dire quanto vale questa costante max. Allora, potrei farlo in due modi. Uno è quello di dire, ma ok, int max uguale 100. Definisco una variabile, la inizializzo a 100 e poi prometto che non la cambierò mai più. La scrivo tutta in maiuscola per ricordarmi la mia promessa, che non deve essere modificata, no? Per convenzione le variabili scritte tutte in maiuscolo rappresentano delle costanti, ma adesso andremo anche oltre la convenzione. Allora, se un mio amico mi chiede fammi la media di 20 perché ho solo 20 esami, basta andare sulla riga 10, scrivere 20, max uguale 20, ricompilare il programma e quel programma funziona con 20. Se lo voglio testare con 5, basta mettere 5, max uguale 5, lo ricompilo e funziona con 5. E l'importante è che ovunque nel programma usi sempre max, o max meno 1, o max più 1, o max mezzi, cioè dei valori che siano derivati dalle costanti simboliche che ho dichiarato. Allora, a quel punto il programma si adatta da solo quando dovessero cambiare le esigenze. In realtà questo è un modo un po' debole, no? Perché è una promessa che io faccio, max lo inizializzo a 100 e poi non lo tocco più. E se sotto mi scappa un max più più, per errore, chi mi avvisa? Nessuno, perché il compilatore non lo sa. Allora, c'è un modo invece di rendere esplicito e far controllare al compilatore che una certa variabile in realtà non la voglio più toccare. E questo si fa nel momento in cui la dichiaro, dichiarandola con una parola chiave che si chiama const. Allora, dichiaro una costante simbolica significa prendere una variabile di un certo tipo, int oppure float oppure char, inizializzarne un valore fisso e poi gli metto davanti la parola const per dire questa non potrà più, non voglio più che sia modificata nel programma. Se provate a modificarla il compilatore vi dà un errore. Non è a prova di bomba, perché se sapete il fatto vostro riuscite lo stesso a modificarla, ma il compilatore vi protegge dagli errori semplici. Questo è un modo. C'è un'altra sintassi più vecchia che permette di fare la stessa cosa, io ve la scrivo sopra prima del main, che usa una direttiva del preprocessore, cioè lo stesso programma che viene eseguito prima del compilatore, quello che serve per includere le dichiarazioni di libreria, che ha una sintassi leggermente diverso. Diesis define spazio
nome della variabile, spazio, valore. Sono due modi diversi, alternativi, non potete usare tutti e due, questo programma non compila da errore, se non ne commento almeno uno dei due, per dichiarare una variabile, una costante, scusate. Nel secondo caso, nella riga 12, sto in realtà dichiarando una variabile, la inizializzo e dico al compilatore aiutami a fare in modo di non modificarla per sbaglio. Questo è ciò che sto dicendo. Nella riga 4 invece sto facendo una cosa sostanzialmente diversa, sto dicendo al preprocessore tutte le volte che trovi la parola max sostituiscila con 100. È un'operazione di ricerca e sostituzione, cioè trova e sostituisci. Tutte le volte in cui nel codice trovi la parola max, cancellala e mettila al suo posto di valore 100. E poi compila il programma che si troverà dentro il 100. Quindi non esiste nel caso della define, non esiste nessuna variabile che si chiama max. Nel programma comparirà esplicitamente 100. Quindi un'operazione di rimpiazzamento di testo, di sostituzione di testo che viene fatta un momento prima di partire con la compilazione vera e propria. Potete scegliere la forma che volete, perché alla fine, diciamo così, l'utilizzo che se ne fa è lo stesso, è avere all'interno del programma una costante simbolica che a tempo di compilazione viene rimpiazzata con un valore numerico. Quando faremo i vettori, vi dirò che però questa forma qui per dichiarare la dimensione di un vettore non va bene, perché comunque si tratta pur sempre di una variabile e quindi saremo obbligati a usare quest'altra. Quindi tanto vale, direi, cominciare già a utilizzare questa forma con la define di definizione delle variabili, delle costanti. Quindi questa la, in questo caso andrebbero benissimo, ma poiché in altri casi la definizione con const non è utilizzabile, allora prendiamo l'abitudine di definire le costanti con un define iniziale. Io la regola che vi do è che in un programma non devono esserci numeri magici, numeri che non si sa da dove saltano fuori. Nel testo del programma, nel main o nelle funzioni, gli unici numeri che hanno diritto di cittadinanza, che possono esserci, secondo me, sono 0 e 1, o meno 1, per inizializzare, per incrementare, per decrementare queste cose qua. Qualunque altro numero che compaia nel codice mi puzza sempre un po'. Allora cerco sempre di prendere queste costanti che sono sparse nel codice e dichiararle lassù con una define dandogli un nome, in questo caso max non vuol dire un granché, ma se avessi più di una costante dovrei dare un nome che rappresenta il suo significato, cos'è quel 7? Rappresenta i giorni della settimana, va bene, allora define settimana 7 e poi dentro il codice uso sempre il nome simbolico. È molto più leggibile il codice, è molto più facile da mantenere e da modificare in futuro. Se io vedo dentro il codice un numero che non è 01, comincia a suonarmi uno dei tanti campanelli d'allarme, del tipo che qualcosa potrebbe andare storto. Fatto questo, beh, no, modifichiamolo, non 100, abbiamo detto ne mettiamo solo 5. Vediamo se tutto va bene, sì, tutto è andato bene. Proviamo a inseguirlo, mettiamo, non so, 10, 12, 14... 16 e 20, così se non sbaglio la media dovrebbe fare 15, no? Sono numeri bilanciati in intervallo tra 10 e 20, forse. No, 14, è giusto? Ah sì, perché non c'è, sì, non sono equispaziati, perché manca il 18. Quindi, vabbè, forse è giusto, sì, no, boh. Farebbe 14, qualcosa, perché farebbe 14 esatto se fosse 16,18, perché sarebbe simmetrico rispetto al 14. Poiché c'è 20, la media vera varrebbe 14, un pelino. Poiché qui è tutto int, viene troncato, buttando via la parte frazionaria. Ok? Allora, qui abbiamo ancora due cose da fare. Una è, mi piacerebbe
magari stampare la media non come numero intero troncato, ma con qualche cifra decimale. Quindi stamparla sotto forma di numero reale. E poi dobbiamo fare ciò che l'esercizio ci chiede, cioè di ignorare tutti i numeri che non sono compresi tra 1, scusate, da 0 e 30, diceva il testo. Allora, vediamo prima la seconda, la prima cosa che ho detto. Che fatemi aggiungere una variabile intermedia che chiamo media, di tipo float questa volta. E quindi modifico leggermente il programma dicendo prima calcolo la media. Max tutto grande. E poi la media vale, non stampo più un numero intero, ma un numero reale, quindi con %f, stampando la variabile media. Quindi faccio il calcolo, somma e max sono due interi, ma media è una variabile reale, l'ho dichiarata float. E quindi qui stampo il valore reale, quindi compreso dalla parte frazionaria, della variabile media. O almeno così penserei. Cosa succede? Che se inserisco 5 numeri, che possono essere 10, 12, 14, 16 e 20, che sappiamo la cui media deve fare un pochino più di 14, l'abbiamo detto prima, mi dice, ah, me lo stampa come numero reale effettivamente, perché mi spara tutte le cifre decimali, però sono appunto 0000000. Cosa è successo? Cioè, mi stampa i decimali ma non me li mette giusti. È successo qualcosa nella riga 29. È successo che l'istruzione di assegnazione in C fa quello che abbiamo sempre detto fare. Prima guarda a destra, calcola il risultato e quando ha il risultato lo mette nella variabile. Allora, se io guardo a destra, cosa vedo? Vedo somma. Che cos'è somma? Una variabile di tipo intero. Vedo max. Cos'è max? Una costante di tipo intero. Vedo segno di divisione. La divisione tra due interi viene fatta come divisione intera e restituisce un numero intero, troncando l'eventuale resto della divisione. Poi questo numero intero, e quindi ha calcolato il 14 come int. Poi, solo adesso che ha il 14 come int in mano, va a vedere a sinistra e mi dice, ah, ma il programmatore voleva prendere un numero intero che sta sulla destra e metterlo dentro una variabile reale. Va bene, prendiamo questo numero intero, 14 intero, lo trasformiamo in un numero reale che ha lo stesso valore, 14,000. Quindi trasforma ciò che c'è scritto lì e chiedere al compilatore di trasformare in una variabile reale, qui per poi memorizzarla nella variabile, in un valore reale per memorizzarlo nella variabile media, il risultato di un'operazione che in realtà è un numero intero. Noi dobbiamo fare in modo, ciò che avevamo in mente noi ma che non abbiamo detto nel modo giusto al compilatore, è che questa segno di divisione avvenga come divisione tra numeri reali, non tra numeri interi. Devo dirglielo. Come faccio a dirglielo? Beh, come fa il compilatore a decidere se usare una divisione reale o una divisione intera? Una regola molto semplice: se i due operandi sono entrambi interi, uso quella intera. Se almeno uno dei due è reale, per forza userò quella reale, eventualmente convertendo a reale l'altro operando se uno dei due è reale e l'altro è intero. E vabbè, però somma e max, quello sono. Allora, ho tanti modi possibili per fare questo. Un modo potrebbe essere questo. Somma più 0.0 o somma per 1.0. Quel più 0.0 è una somma, un'operazione di somma, che viene fatta,
chiedo al compilatore di farla tra una variabile intera e un numero reale. 0.0 è un numero reale, vale 0, che io sappia, ma è un numero reale. Quindi il compilatore non è che pensa, ma che scemo che è stato il programmatore a scrivere così. Lui fa, non pensa, per fortuna. E quindi dice, ok, c'è una somma tra due numeri di cui uno è reale, e questa somma va calcolata in campo reale. E quindi prima di tutto prenderò somma e lo converto in numero reale. Poi ci sommo 0.0. Dopodiché il risultato di questa parentesi sarà un numero reale. Per cui questa divisione va eseguita anch'essa in campo reale. E quindi il risultato della divisione sarà un numero reale che metto dentro la media e stampo tra un attimo. Vediamo se con questo bieco trucco siamo riusciti a ingannare il compilatore. Sì, siamo riusciti, 14,4. Quindi un modo è quello di cercare di scrivere l'operazione in modo che, di fatto il problema ce l'abbiamo solamente sulla divisione, perché è l'unica che perde precisione, no? Nel caso di operazioni intere. Ma di fare in modo che prima che avvenga la divisione, almeno uno dei due operandi si presenti come numero reale. C'è un altro modo di scrivere la stessa cosa, un pochino più leggibile, che è un operatore esplicito del C che permette di prendere un valore di una variabile, di una sottoespressione e dire al compilatore, senti, adesso questa per favore me la converti in reale, me la fai diventare un float, senza obbligarlo per vie traverse. È molto semplice da scrivere perché basta scrivere il tipo che voglio tra parentesi davanti alla variabile. Quindi somma è un intero, ci schiaffo davanti float tra parentesi, e che vuol dire? Prendi questo intero e convertilo in un float. A questo punto poi farà la divisione, ma la farà tra un float e un intero, e quindi una divisione tra reali, eccetera, eccetera. No, è un po' più, chiaramente questo è esplicito, quello di sopra era un trucco di sponda, ma alla fine il risultato è lo stesso. Questo funziona anche al contrario, se io scrivessi da qualche parte int di media, dove media è un numero reale, me lo tronca e mi restituisce il numero intero che contiene solamente la parte intera del valore. No? Serve per cambiare il tipo, per forzare un valore a un tipo di dato diverso rispetto a quello della variabile che lo contiene. In questo caso non ci serve. Questa espressione si chiama typecasting. No? Quindi, di fatto, il cast deriva dal termine inglese che è come fare gli stampi, no? Gli stampi con la terracotta o con il metallo, lo stampo di un metallo. Quindi stampiamo quella variabile in un tipo diverso, no? La rimodelliamo col pongo facendola aderire a uno stampo di tipo diverso. Typecast da int a float della variabile somma. È la stessa cosa, Però ci può tornare comodo quando facciamo questi conticini. Ovviamente il risultato sarà lo stesso. Va bene. Adesso non ci rimane che aggiungere ancora questo controllo, si controlli che ogni numero inserito sia compreso tra 0 e 30. Altrimenti ignorare il numero. Vista l'ora, vi devo obbligare ad aspettare un quarto d'ora prima di risolverlo. Quindi facciamo un po' di intervallo.